Eccoci! Eccoci qui, allora parliamo di musica e il cantante che vi presentiamo canta contro l'emarginazione sociale e incoraggia i giovani a sovvertire azioni e pensieri ghettizzanti. Questo ci colleghiamo perfettamente con il discorso giovanile, anche del lavoro, perché no? E allora diamo il buongiorno a Eric Mormile. Buongiorno! Buongiorno. Pensavamo fosse Mormile Eric, perché il nome è Eric, un po' così americano, invece sei campano, diciamolo, doc. Assolutamente sì, e vado fiero del mio cognome, anche perché il mio cognome è quello che appartiene ad una nobile famiglia napoletana del 1800, quindi a maggior ragione direi Mormile proprio no. E quindi hai del sangue blu? Più o meno sì, dai, diciamo di sì. Eric, allora, insegnante di musica e cantante sì. Anche, cosa viene prima, cosa è venuto prima nel tuo percorso lavorativo? Vabbè, la musica è normale. La musica a prescindere. Sì, io diciamo che più che altro, più che definirmi un insegnante di musica, io preferisco sempre definirmi un insegnante di educazione musicale. Perché vero, questa accezione? È vero che attualmente, insomma, diciamo, la denominazione è cambiata ed è diventata musica, però diciamo che io musica l'ho sempre inteso come vediamoci, siamo tutti insieme, facciamo burdello e vogliamoci tanto, non è che insegno io in questo senso, quindi ci tengo sempre a rimarcare che io insegno educazione musicale, che è un'altra cosa. E attraverso questa educazione musicale tu chiaramente fai un grande lavoro di osservazione sui tuoi alunni e questo lavoro di osservazione ti ha portato alla canzone che attualmente è in radio sulle piattaforme digitali, è così Eric? Vabbè, diciamo che Quanta Luce, così si chiama, è un brano che parte prima di tutto da un vissuto personale, nel senso che io quando avevo più o meno 11, 12, 13 anni ho vissuto poi quello stato di emarginazione di cui parlo nel brano, cioè quella sensazione di essere visto come un diverso, di non come essere... Come mai questo, Eric, mi interessa, come mai hai avvertivi di essere visto come diverso? Diverso rispetto a chi? Ai tuoi compagni? Diciamo nella maggioranza sì, perché poi purtroppo io sono cresciuto in un quartiere di questa città dove regna sovrana una ristrettezza mentale. Sì. Diciamo, secondo me oggi nel 2023 non può più esistere. Ma tuttora, dici, persiste questa ristrettezza mentale? Addirittura? Io ho vissuto questa condizione in prima persona, come dicevo, quando avevo 11-12 anni, e si tratta almeno di un 15-20 anni fa. E poi però, diciamo, il caso ha voluto che il primo anno che io ho insegnato educazione musicale l'ho fatto esattamente nella mia ex scuola media. Sì. E effettivamente ho potuto notare che la situazione non è cambiata affatto, cioè nel senso molti alunni che avevano un tipo di pensiero divergente, un modo di darsi alle cose anche diverso rispetto a quello della massa, poi effettivamente venivano emarginati. Paradossalmente la cosa che mi sembra sempre strana è che si trattava sempre di menti brillanti, no? Di menti brillanti? Della nostra società, in qualche modo. Quindi dici, quando si mostrava un certo acume mentale, no? Questo, come dire, portava a essere emarginati rispetto agli altri, che forse c'è anche una forma di invidia, Eric, perché poi alla base, no, dell'emarginazione c'è quello, quando vediamo qualcosa che non ci appartiene, ma anche di ignoranza, che ci spaventa, no? C'è chiaramente... Cioè, ignoranza che non si conosce. Sì, sì, sicuramente un fattore di ignoranza e purtroppo penso anche di invidia, per quanto comunque, cioè, invidia, ragazzi, cosa più stupida non si può, cioè, più che altro quando bisognerebbe avere l'umiltà del vedere una persona che si pensa possa insegnarci qualcosa è semplicemente aprire, quella è l'unica cosa che si dovrebbe fare. E poi tu dici che anche il rischio di incappare, no, in una grande solitudine è molto alto, una solitudine dietro la quale non sempre è facile farsi scudo traendone riparo. Assolutamente, assolutamente, però diciamo che io nel messaggio della canzone è proprio questo che cerco di dire, cioè che comunque dovremmo smettere di preoccuparci di quello che pensano gli altri in questo senso e dovremmo rigare dritto per la nostra strada, soprattutto se sappiamo di avere un obiettivo e se sappiamo insomma che possiamo raggiungere in questo senso, e il modo migliore per farlo appunto è quello di
mostrare sempre il se stessi e mostrarlo in tutto il suo splendore, per questo poi quanta luce, appunto, diciamo che quello che poi intendo nella canzone è più una luce riguardante il pensiero, la luce interna. Sì. E quindi diciamo che poi a furia di appunto di mostrare se stessi, sicuramente arriverà qualcuno che abbagliato da questa luce, insomma, anche se noi remiamo controcorrente, remerà insieme a noi. Questa è una canzone che mette in luce, appunto, scusa il gioco di parole, il tuo eclettismo e la tua minuziosa ricerca sonora. E allora direi, non indugiamo ulteriormente, ci vediamo il video. Ce l'ascoltiamo. Quanta luce, prego.